Allora Marco, bentornato al gol, mancava da in casa se non sbaglio dal Milan, da quello storico al 92esimo, siamo 8, non male. Ma siamo di 50 punti, che forse più importante. Soprattutto 50 punti, oggi lì è nello spogliatoio, comunque parlavamo, cioè qualcuno mi fa oggi fai gol te, gli ho detto sì, ma a me non me ne frega niente di far gol sinceramente, è importante vincere, perché comunque ho capito quello che è lo spirito di questa squadra, che ognuno sta dando il suo contributo, ognuno sta dando il meglio di sé. E insomma il risultato è questo, abbiamo 50 punti e sono felicissimo di questo, ma soprattutto sono felice della prestazione della squadra, perché venivamo da delle partite un po' con qualche più ombre che luci, avevamo sofferto tanto in fase difensiva, ma più che altro perché non eravamo compatti, non eravamo organizzati, e invece in settimana ci siamo detti di tirare fuori quello spirito provinciale che abbiamo avuto sempre e forse avevamo un po' perso in queste due partite. Siamo compattati, abbiamo corso tutti uno per l'altro, ci siamo aiutati tutti, chi ha giocato, chi è entrato ha fatto bene, insomma meglio di così non si poteva. Forse non è un caso che la forza del Parma sia data dal fatto di vincere l'ultima partita in un ciclo di 5 gare in 2 settimane, cioè vuol dire che la squadra c'è nonostante l'assenza, cioè il fatto che il Parma vinca proprio oggi è forse il maggior segnale di forza che potesse dare. Ma sì, perché comunque la squadra ha dei valori importanti, che gioca uno, gioca l'altro, alla fine anche con la Lazio noi abbiamo fatto una gran partita, però abbiamo avuto le occasioni per fare noi prima il 3-2 di loro, e insomma è andata anche così, forse la partita storta con la Roma, però oggi abbiamo dimostrato il nostro valore e sono contento di Raffaele, che ha fatto una gran partita secondo me, ma di tutti quelli che non giocavano da tanto, che hanno giocato, lo stesso Felipe, il ritorno di Gabriel importante per noi, come adesso aspettiamo di recuperare anche gli altri che sono giocatori fondamentali per noi, ci daranno una mano in questo sprint finale. Senti Marco, 8 gol sono abbastanza per andare in Brasile ai mondiali? Ma se no, voglio arrivare a 10 e dobbiamo andare avanti. Inizio stagione, so che io sono un centrocampista che per le mie caratteristiche un centrocampista deve fare 6-7 gol a stagione per fare un gran campionato. L'ho superato, ma questo vuol dire che sto facendo bene, però la squadra mi sta mettendo le condizioni di far bene. E bisogna continuare così, per me sarebbe un sogno essere già nei 30 o comunque nelle prime convocazioni a maggio. Sto lavorando per questo, poi in Italia, ripeto, abbiamo dei centrocampisti fortissimi davanti a me. E io dovrò solamente farmi trovare pronto al massimo della mia forma, poi sarà il mister a decidere se mi porterà, sarà il coronamento di un sogno, se no andrò in vacanza un po' più in forma degli altri anni. Senti, tatticamente siete stati perfetti, l'avevate preparata proprio così, perché io alla vigilia avevo detto forse il Parma soffre queste squadre che giocano ad altissimo ritmo come il Napoli, vedendo la partita di Roma, eppure avete avuto pochissimi giorni, siete stati praticamente ineccepibili. Ma ci siamo ricompattati, quando prendi due sberle così, ma soprattutto due sberle, soprattutto vedi che gli altri creano tanto, di solito noi abbiamo sempre concesso poco agli avversari, tra le due partite a Roma abbiamo concesso invece veramente tanto. Però ci siamo compattati e abbiamo detto ragazzi dobbiamo tornare a aiutarci, a correre uno per l'altro, a tornare a tirar fuori quello spirito che è la provinciale. E l'abbiamo fatto, il mister ci ha messo bene in campo, però quello che è venuto fuori è che tutti quanti erano occupati nel posto giusto, che dovevano occupare, ci siamo aiutati uno con l'altro e quindi nessuno è andato in difficoltà e siamo riusciti a vincere di squadra. Senti, il mercato è ancora lontano, tu cosa fai? Io penso adesso un attimo lavoro per calcio, arrivare in vacanza e insomma l'obiettivo adesso è arrivare nella lista dei 30 di Prandelli, poi dopo sarà quel che sarà, comunque anch'io fondamentalmente sogno anche delle belle vacanze con mia moglie, mia famiglia e insomma siamo contenti, basta. Tornando al presente, dopo 5 partite che hai giocato sempre dal primo minuto, ora c'è un po' di riposo visto che il cartellino giallo ti farà saltare, ti dispiace o forse ti viene bene anche ritirare? Mi dispiace perché quando non giocare, anche se sai che magari ci sta a poter rifiatare, ti dispiace sempre. So benissimo che abbiamo dei giocatori, la cosa che mi consola è che comunque so benissimo che abbiamo dei compagni che giocheranno al mio posto, che faranno benissimo, perché siamo un gruppo forte. E ci tenevo a Bologna perché comunque l'ultima volta che ho giocato a Bologna 12 e mezzo ho fatto gol io, quindi mi sentivo che avrei fatto gol, però diciamo che spero che lo segni qualcun altro e magari anche chi gioca al mio posto sarei veramente contento, perché abbiamo giocatori che meritano. Dopo la partita con il Sassuolo avevi chiesto comunque l'apporto da parte del pubblico e l'appoggio, quanto bello è stato segnare un gol come quello di oggi con l'urlo di tutto il Tardini, pioggia o non pioggia? sì, ma è stato bellissimo, perché era la sera quindi non si vedevano le nuvole, non c'era il sole, no, però a parte queste belle cose, comunque si scherza sempre volentieri, è stato bellissimo, ma anche lo stesso l'apporto della gente, la gente che ci crede, la gente che te lo fa sentire in settimana. Quando vado in giro vedo la gente che ha voglia di ottenere questo risultato importante e noi ci carica e ci dà la carica per ottenerlo. L'ultima ti chiedo, ho visto un bel abbraccio con Cassani,
bel gol, un grande assist, e poi ho visto un pallone mimato solo una mezza pancia. Beh, insomma, se e mia moglie aspettiamo un bambino o bambina, non si sa ancora, però sarebbe bellissimo, nascerà a settembre, quindi le cose stanno andando benissimo, sono contento perché gli avevo promesso che secondo me abbiamo 2 giorni liberi, che avrei fatto di tutto per fare 2 giorni sereni, e insomma ci sono riuscito, mi sa che ci goderemo questi 2 giorni.